Per quando ti serve quel denaro? Per quando ti pare, per quando ti è possibile. No, no, dimmi precisamente per quando ti serve. Ma non so. Il più presto possibile. Stasera, è inteso. Lo avrai stasera, te lo prometto. Come potrò mai renderti tutto il bene che mi stai facendo? Tu hai fatto per me durante un giorno solo più che non abbia fatto qualsiasi altra persona durante la mia vita intera. Fa proprio bene incontrare ogni tanto delle persone buone come te. Ma questa sera, Dee, resterai un po' più a lungo con me, non è vero? Eh già, anche tu vuoi qualche cosa in cambio. Sei come tutti gli altri. Oh, sì, hai ragione, faccio il virtuoso, il benefattore, poi... Dì, non sei mica offeso, ma sai, per ora proprio non me la sento. Ma più tardi, quando avrò lasciato il Negrini e l'Acqua Canari e avrò trovato un lavoro e sarò sicura di poter pagare le cure della mamma, allora sì. Perché mi piaci, sai. Non credere che non mi piaci. Affitteremo una stanzetta col suo terrazzino e con tanti bei vasi di fiori e avremo il sole dalla mattina alla sera. E saremo tanto, tanto felici. Eppure, pensa quanto sarebbe più semplice se io adesso attraversassi la strada. Di là c'è il ponte sul fiume. Un salto e tutto sarebbe finito. E il giorno dopo leggeresti sui giornali cadavere di una sconosciuta rinvenuto nei pressi di Ponte Garibaldi. Non sarebbe molto più semplice? No, che non sarebbe più semplice. E poi perché farlo? Ho un piano che, se va bene, un'idea che mi è venuta in mente. Così. E se va bene... Che piano hai? Dirtelo non ha importanza. L'importante è riuscire. Ma tu ci riuscirai, non è vero? È vero che ci riuscirai? Credo proprio di sì. Come sei buono, come sei buono. E adesso, adesso devo proprio andare. Ci vediamo più tardi, in pensione. Dove vai? Te l'ho detto, un piano. Ma sta tranquilla, tutto andrà bene. Avrai il denaro stasera. Ti aspetto per cena allora, d'accordo? D'accordo. Signor Conte, c'è il Conte Gianmaria, suo nipote. Ma guarda, guarda, il piccolo Gianmaria che si è ricordato improvvisamente del suo decrepito zio. Ma fallo entrare, dunque. Non ti secca, vero, Dorothy? Oh, ma cosa dici, Mattia, seccarmi? Caro zio. Come va? Come va? Che piacere, carissimo. Che piacere, è da secoli che non ci si vede, è da secoli. Permetti, allora ti presento mio nipote Gianmaria, la principessa di Sant'Albano. Principessa? Zio. Questo, cara Dorothy, è, figurati, il figlio maggiore del mio povero fratello Antonio, che come sai è morto 2 anni fa. E già, da parte di madre, poi, figurati, è imparentato con i Laurenti di Lucca. Perché mia cognata nasce Savelli, non i Savelli di Ancona, ben inteso, quelli di Siena. Vedi, Dorothy, come sono questi ragazzi delle giovanissime generazioni, dei riguardi, perfino dell'educazione, non sanno che farsene, vecchia roba, vecchie usanze sorpassate. Mi vedi tu, alla sua età, capitare così all'improvviso in casa di uno zio che conosci appena, di uno zio col quale non hai mai avuto molti rapporti? Impossibile. Ma già, i tempi sono cambiati. Bravo, 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 bravo. Dunque, cosa prendi? Una tazza di tè,
un pasticcino? Niente, grazie. Ma ha fatto benissimo. Con gli zii non si fanno complimenti. E poi vuol dire che è un ragazzo franco e non un piccolo ipocrita come dovevi essere tu alla sua età. Non importa. Non importa, caro nipote. Fa dunque sempre così. Tanto, come vedi, anche la principessa ti approva. E allora, bravo, bravo, bravo. E ad Arezzo tutti bene. La mamma, i fratellini, le sorelline. Sì, bene, grazie. Bene, bene, molto bene, egregiamente. Molto bene. E tu, cosa fai? Studi al liceo? Vai al football? Sono all'università e studio per entrare in diplomazia. E in quanto al football, non ci sono ancora andato. E dove sei? Dove abiti? Alla pensione Humboldt. Alla pensione Humboldt? Veramente io non ho mai sentito nominare questa pensione Humboldt. La conosci tu, Dorothy, la pensione Humboldt? Via, ma non essere cattivo, Mattia. Non vedi che il povero ragazzo è sulle spine? Invece io sono sicurissima che la pensione, come si chiama? Humboldt. Ecco, è una bellissima pensione. Bene, vuol dire che allora andremo tutti a stare alla pensione Humboldt, anche tu, Dorothy. Non essere sciocco, Mattia. Ma che sciocco, davvero, davvero. Ma tu, carissimo, non mi hai ancora detto il motivo della tua bella improvvisata, perché un motivo ci sarà certamente, non sarai mica venuto qui per il bene che mi vuoi? Sì, è vero, sono venuto con uno scopo preciso, ma a dir la verità, non saprei dirlo così su due piedi. Avrei bisogno di parlarti da solo a solo. Mi scusi, principessa. Ah, vedi, Dorothy, che psicologo sono? Parlarmi da solo a solo. E perché? Puoi benissimo parlare in presenza della principessa, non è vero che puoi benissimo? Ma io non... Ma no, no, se dovete parlare io me ne vado. E il povero ragazzo è intimidito dalla mia presenza. No, niente affatto, niente affatto. Tu non ti muoverai di qui ed egli parlerà in tua presenza. Ma che storie sono queste? Ma come poi se io potessi avere dei segreti per te? Andiamo. Oh, Dorothy, ti prego. E allora? Sentiamo. Ebbene, si tratta di questo. Ieri sera, con alcuni amici, beh, sì, insomma, ci siamo messi a giocare. A che gioco? Al poker? Sì, al poker. E purtroppo io... Hai perso? Sì. Molto? Sì. Quanto? Centomila lire. Ah. E siccome devo rendere il denaro in giornata e non ho questa somma, ero venuto a pregarti di prestarmele. Io poi scriverò a casa, me li farò mandare, potrò... Che bella storia. Ma che bella storia. Il poker, 100.000 lire, 24 ore di tempo per pagare, lo zio danaroso che si incarica di salvare l'onore della famiglia. Ma che bella storia. Tutto come nei romanzi d'appendice di 50 anni fa. Peccato, io che ti credevo un giovanotto moderno, sportivo, alla page. Insomma, io ti credevo intelligente. Non mi credi? Ma certo che non ti credo, certo che no. E poi guardati allo specchio, tu non hai la faccia di uno che perde 100.000 lire al poker. Piuttosto hai il viso di chi butta il denaro dietro a qualche gonnella. Ma sì, di piuttosto che ti servono 100.000 lire. Dio solo sa perché, né a me importa saperlo, e non venire a inventare queste frottole. Andiamo. Questa generazione moderna, io la credevo più disinvolta. E va bene, mi servono 100.000 lire. Ne ho assolutamente bisogno.
Puoi prestarmele? Ma certo che non posso prestartele. 100.000 lire. Ma chi ce l'ha di questi tempi? Se io avessi 100.000 lire, io sarei, come dicono qui a Roma, sarei un signore. È un problema come trovarle 100.000 lire. Poi oggi è domenica, tutte le banche sono chiuse. E poi anche se non fosse domenica e tutte le banche fossero aperte, 100.000 lire chi ce l'ha? Così non puoi prestarmi. Ma se ti ho già detto di no. Tuttavia puoi domandarle alla principessa. Lei ti vuole già un bene dell'anima e le vie della provvidenza sono tante. Ma sei pazzo, Mattia? Certamente che glieli darei, povero figliuolo, se li avessi. Ma 100.000 lire, come dici tu, ai giorni d'oggi. Scusami tanto, zio. Oh, di principessa? Venga a trovarmi. Sto in piazza Campitelli al numero 7. E non creda che suo zio sia così cattivo, sa? No, è soltanto un po' malizioso. Ecco. E chissà che avendole rifiutato questo denaro non le risparmi qualche grossa sciocchezza, perché ho proprio l'impressione che si tratti di una donna. E ha avuto torto a non dirmelo, perché in questo caso gliele avrei rifiutate lo stesso. Scusami tanto, zio. Di che? Figurati. Aspetta, ti faccio accompagnare. Non posso stare. Scusami ancora. Prego. Cena ancora lì. Edvige? Eh? No, non importa. Lo dirò alla signora. È al suo ufficio? Credo di sì. La vestaglia, ma stavo appunto cambiandomi. No, no, la prego, si sieda. Mi scusi, sono venuto a dirle che questa sera non ceno in sala da pranzo, ma in camera mia. Perché vuoi cenare in camera sua? Non si sente bene? Non ho voglia di vedere nessuno. Più nessuno. Ma che cos'ha? Forse manca di notizie da casa. No, no. Per altri motivi. Motivi di denaro. Motivi di denaro? Forse lei ieri sera, pagando il conto, è rimasto senza soldi. Vuole che le renda quel denaro? Le pagherà alla fine della settimana ventura. No, no, magari si trattasse di quelli. Purtroppo è una somma molto più grande. Mi dica quanto le serve. E se posso, se ce l'ho, le presterò volentieri la somma. Ho bisogno di 100.000 lire. 100.000 lire, 100.000 lire. Lei è fortunato. Ieri non ho fatto il versamento in banca come faccio ogni sabato. Ma è poi sicuro che potrà rendermi questo denaro? Sì. E poi guardi questo. D'oro, di marca. Anche la catenella è d'oro. 100.000 lire le varrà di certo. Lo prenda. E quando riavrà il suo denaro, me lo renderà.